amici di TV6, benvenuti in questa nuova puntata alla scoperta del Wild d'Abruzzo. Oggi mi trovo alla Torre di Cerrano, uno dei luoghi simbolo d'Abruzzo. Visiteremo la torre, scopriremo i suoi segreti, ma soprattutto vedremo l'area protetta del Cerrano. Seguitemi! Siamo proprio ai piedi della torre e mi sono appena incontrato con Raffaele. Piacere Raffaele. Piacere. Ti vedo con una bicicletta e mi piacerebbe sapere qualcosa in più sulle attività che possono essere svolte su questo tratto proprio con questi mezzi. Qui siamo nel cuore dell'area marina protetta Torre del Cerrano e al centro della ciclovia adriatica, che è un percorso che una volta completato unirà Trieste al Gargano. Io so che tu sei stato fino a pochi mesi fa il direttore della torre, quindi sicuramente saprai anche qualcosa sulla storia di questa torre, che è servita in passato come avamposto, da quello che so, per come punto praticamente di difesa dei territori abruzzesi. Certo, in qualche modo è anche collegata con Rocca Calascio. È collegata con Rocca Calascio perché noi facciamo parte del Regno di Napoli e il viceré spagnolo creò questa rete di difensiva, perché c'erano le incursioni dei pirati saraceni che entravano anche nell'entroterra e devastavano i territori. Quindi da Martinsicuro, dove è ancora presente la torre principale che faceva anche da dogana per i due regni, il regno del pontificio e il regno di Napoli, e poi a seguire una serie di torri, alcune ancora esistenti, ad Alba Adriatica, a Sossoleto, addirittura è di proprietà privata ma è rimasta intatta nella sua forma originaria. E poi qui Torre di Cerrano, dove è diventata il simbolo dell'area marina protetta ma anche di tutto il territorio, realizzata nel 1568 circa, poi ampliata dai diversi proprietari privati, negli anni 80 del secolo scorso è diventata di proprietà della provincia di Teramo, l'ha data incomodata all'area marina protetta e quindi adesso è il simbolo sia dell'area marina protetta del territorio, area marina che ricordiamo non protegge solo lo specchio di mare antistante, che tra l'altro ha origini storiche con dei resti di un porto peromano, perché non dimentichiamoci che sulle colline c'è la città di Arri che ha dato i natali ai genitori dell'imperatore adriatico e forse il nome al mare adriatico, anche se questo primato se lo contende con la città di Avia. E quindi un sistema difensivo che adesso diventa un'attrazione turistica notevole.
la torre e vedremo anche un panorama mozzafiato, perché siamo proprio a pochi metri dal mare. Tra l'altro questa, come Raffaele mi ha indicato, è un'area marina protetta, quindi tutto quello che è circostante a questa torre è ancora intatto. Senti Raffaele, questa torre è un po' il simbolo d'Abruzzo per quel che riguarda la costa adriatica. La conosciamo tutti, la storia, ma anche il fatto che comunque appartiene a un'area marina protetta, quindi è sicuramente ha una valenza ancora più importante rispetto a altre aree. Che cosa ha significato questa torre per te, per la tua crescita professionale, la tua vita? Io penso che tu sei dei paraggi, sei della zona. Io abito a Giulianova, ma lavoro in provincia di Teno, che è la proprietaria della torre, quindi noi abbiamo, anche se è incomodato all'area marina protetta, abbiamo la proprietà e in parte la gestione anche del giardino botanico circostante. È un luogo del cuore. Anche della mia infanzia, perché poi basta fare un giro nei dintorni. Pineto, si chiama così non a caso perché c'è una bellissima pineta litoranea, come se ne trovano poche sulla costa adriatica, e vanno preservate perché purtroppo il turismo balneare, che è comunque un turismo da valorizzare e da portare avanti, spesso livella sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista di fruizione le spiagge. Invece qui troviamo degli aspetti di naturalità che attirano non a caso. Turisti anche da fuori regione e da fuori provincia. Per così dire un turismo ecosostenibile. Ecosostenibile, quindi diciamo che il pregio di questo territorio è anche la sua condanna, perché è un territorio fragile che per la sua bellezza attira tantissimi turisti, quindi c'è bisogno di una particolare attenzione per chi vuole godere di queste bellezze per conservarle. Difatti l'Abruzzo non offre solo il turismo inteso come un'attività commerciale. Le persone che vengono in Abruzzo e visitano l'Abruzzo possono scoprire la storia con la Torre di Cerrano, possono scoprire la natura che è ancora fortunatamente intatta e che viene preservata da personaggi come Raffaele, che oltre a svolgere questo con un'attività professionale sicuramente lo fa anche con il cuore, quindi con passione. E la sua passione si vede anche da quello che vediamo noi oggi con i nostri occhi, perché se vedete adesso con le immagini che seguiranno, vi accorgerete che quest'area è veramente un'area curata sotto ogni minimo particolare. Ora che siamo proprio dentro la Torre di Cerrano, Raffaele, ti volevo fare una domanda sempre storica. Sono sempre stato molto curioso e affascinato da come poteva una torre con dei soldati all'interno, naturalmente, poter in qualche modo comunicare con le altre torri e soprattutto con quale scopo. Qual era il motivo principale per cui queste torri sono sparse per tutto Abruzzo, fino dal mare fino alla montagna? Cioè veramente ce ne sono veramente tantissime. Più che uno scopo difensivo, era uno scopo di avvistamento e di avviso alle popolazioni interne, quindi le torri erano collegate visivamente di notte con dei fuochi e di giorno con dei segnali acustici che potevano essere delle salve di cannone o altro tipo di segnali. Non a caso erano molto più presenti rispetto a quelle rimaste attualmente. Di solito erano lungo le foci dei fiumi e dei torrenti, che in passato erano anche navigabili dalle navi con le figlie piatte dei pirati saraceni, e quindi presidiavano anche l'accesso a questi corsi d'acqua. C'era una piccola guarnigione che di giorno anche a cavallo presidiava i tratti di costa, e poi collegavano con strutture che ancora sono in parte esistenti verso l'interno o con i paesi che sono arroccati all'interno. Qui abbiamo Til di Paese, abbiamo Atri, che sono comunque paesi che erano anch'essi fortificati ed erano un primo presidio per evitare queste incursioni verso l'interno che all'epoca facevano danno e facevano paura. Praticamente era il vecchio sistema di comunicazione, un po' quello che abbiamo noi ad oggi, Facebook e Instagram, quindi questo qua era un sistema di comunicazione fra vari territori. E la Torre di Cerrano, da quello che so, è quella più vicina al mare? Attualmente è quella più vicina al mare. Prima la linea di costa arrivava ai piedi della collina. Questo è un promontorio naturale che nel passato è stato sempre utilizzato a fini insediativi, tant'è che probabilmente c'è una torre già nel 1200. Più ci sono i resti del porto romano che serviva la città di Atri, che all'epoca era una città importante.
durante l'impero romano, poi non dimentichiamo che il territorio abruzzese faceva parte di quel territorio degli italici, che erano i soci di Roma, gli alleati di Roma, e che in un periodo storico preciso l'hanno anche combattuta per avere più diritti. Qui è nato in Abruzzo il nome Italia, in provincia di Teramo, dalla città di Teramo è nato il nome Abruzzo, e da Atri probabilmente è nato il nome Adriatico. Quindi abbiamo la paternità di una serie di situazioni storiche. Qui è nata la Lega Italica, è nata l'Italia, e quindi è un luogo della memoria importante anche per questo. Pensate quanta storia c'è nella provincia di Ramana, ma soprattutto in questa parte di costa. Adesso andiamo a scoprire altre parti, sempre vicino alla Torre di Cerrano. Seguiteci. Siamo arrivati davanti al Giglio di Mare, siamo nell'area botanica, vicino proprio alla Torre di Cerrano. Questa area botanica è ben conservata, ci prestano veramente tanta attenzione. Raffaele, mi puoi spiegare un po' di più qualche particolarità di questo Giglio, che già il fatto che si vede attaccato al mare è una particolarità in sé. Se sai qualcosa in più di questo fiore, mi farebbe sì, molto... Sì, fa parte del pancreatum marittimo, fa parte della flora del dunale che caratterizza, o meglio caratterizzava, le spiagge dell'Adriatico, e adesso è conservata solo in alcuni tratti, tra cui questo splendido giardino della Torre del Cerrano. È un indice di sostenibilità insieme ad altre piante autoctone, quindi va conservato non solo per la sua bellezza, ma perché ricrea quell'ambiente poi favorevole anche all'insegnamento dell'avifauna, fra le quali non dimentichiamo il fratino, che è anche l'uccello simbolo del territorio perché è protetto a livello europeo e nidifica all'interno delle spiagge, e quindi spesso entra in contrasto con l'attività balneare. Le attività delle associazioni, anche l'area marina protetta per la protezione di questo tipo di volatili e di altri, è costante, però bisogna che ci sia l'attenzione di tutti perché queste aree siano conservate così come sono, per poterne fruire, per poter fruire di questa bellezza che poi è quello che rimane dentro anche al cuore del turista quando torna dopo un'esperienza in Abruzzo. Raffaele, grazie mille. Grazie a voi. E adesso ci sposteremo in mare. Seguiteci per una nuova avventura wild. Andiamo! Eccomi qua, siamo appena arrivati al porto di Roseto, mi sono incontrato con Ottavio che mi sta portando in barca con Roberto, che saranno i nostri due amici per questa escursione sulla costa adriatica con la barca. Andiamo! Arrivati in mare, eccoci qua! Ciao Roberto! Piacere! Lui sarà il capitano di questa imbarcazione, ci porterà proprio davanti alla Torre di Cerrano. Cercheremo anche di farci il bagno, se posso, mi butto. Non ci sono problemi. A posto, dai. Saliamo in barca. Allora Roberto, tu ti occupi, diciamo, di quello che riguarda l'aspetto marittimo. Hai un'associazione, fate delle visite guidate, fate qualcosa per far scoprire questa realtà ai turisti abruzzesi? Allora, sì, beh, Roberto Di Giandomenico, sono il presidente dell'associazione delle guide del Cerrano e ci occupiamo di un po' tutto quello che è l'aspetto ricreativo, culturale, scientifico dell'AMP. Io nello specifico sono, diciamo, il responsabile di attività che si svolgono in acqua, quindi snorkeling e visual census. Quindi anche snorkeling, c'è la possibilità di fare snorkeling in questa parte di paradiso abruzzese? Ci sono dei resti di un porto d'epoca romana dove noi portiamo con maschera, snorkel, quindi dal nome l'attività di snorkeling, in totale sicurezza, con l'ausilio di biologi e archeologi, a visitare quelli che sono i reperti, e si riesce a fare con mare calmo dalla superficie, che comunque i reperti sono affioranti e sono a circa un metro e mezzo o due di profondità. Perfetto, adesso invece volevo chiederti qualche cosa su questa imbarcazione. Non so quanto può essere difficile guidare un'imbarcazione del genere, ma immagino che comunque bisogna avere una certa esperienza.
Vedo anche diverse strumentazioni. Spiegaci un po' che cosa serve questa, ad esempio, schermo. Allora, sì, andare in mare per me è una cosa che va fatta con criterio, perché tutti possiamo cimentarci nel condurre un'imbarcazione. Per questa imbarcazione c'è bisogno di una patente, però si potrebbe condurre una barca anche senza una patente, avendo un motore di cilindrata bassa con pochi cavalli. Quindi andare in mare per me significa essere esperti e avere degli strumenti che ti possano comunque, in caso di avverse, condizioni avverse, di portarti a casa. Questo nello specifico è uno strumento che fa tre funzioni: quello di GPS, in questo caso adesso abbiamo un display, ti faccio vedere, adesso abbiamo un display doppio, però io posso avere sul, diciamo, sul display ho tutta la cartografia. In questo caso siamo nel porto di Roseto, posso allargare perché ho tutto l'Adriatico con le varie secche, le batimetriche, quindi logicamente uno che ha un po' di cultura nautica sa quello che sta guardando. Stessa cosa, lo strumento può farmi da sonar, quindi percepisci quello che c'è sotto. Sì, pesci, viene utilizzato nella pesca, quindi nel caso dovessero passare dei pesci ce li segnala la profondità e anche la grandezza. Oppure, diciamo che una cosa un po' più innovativa, un down vision, praticamente è come se facesse una radiografia del fondo, quindi ci dà proprio una foto 3D di quello che abbiamo sotto l'imbarcazione. Ottavio, Roberto, io penso che sia arrivato il momento adesso di farla questa escursione e di vivere questa nuova esperienza wild, quindi partiamo e ci affidiamo a te. Benissimo. Questa è la porta dell'area marina protetta. Da qui il navigante capisce che sta entrando in una zona di è la delimitazione dell'area marina protetta. Che sotto queste strutture ce ne sono quattro, con delle verticali, delle profondità che vanno dagli 11 ai 18 metri, facciamo un'attività ricreativa ma che allo stesso tempo ha una valenza scientifica, in quanto sempre, come dicevo prima, con il supporto dei biologi abbiamo un briefing pre-immersione dove andiamo a spiegare quelle che sono le specie di pesce che possiamo trovare, cicciola, quello che sia, e quelle che potrebbero essere aliene. Abbiamo avvistato anche dei pesci balestra, la prima volta che li ho visti era sciarme shake, quindi arrivano pure qui. So che ci sono stati degli avvistamenti anche di delfini qua, spesso vanno articoli di giornali. Delfini ce ne sono tantissimi, tartarughe. Oggi siamo sfortunati perché le condizioni del mare non sono quelle ideali per l'avvistamento di tartarughe e delfini, ma ci sono delle giornate dove veramente è pieno e ci accompagnano nei nostri turni, nei nostri giri, con tutti quanti, diciamo, i turisti affascinati da questo animale che per noi sembra normalissimo ormai vederlo, ma per molti è una cosa bellissima. Poi io sperimenterò anche il lancio dentro queste acque limpide abruzzesi, però lo farò più tardi, prima andiamo a vedere la Torre di Cerrano dal mare, che certo, è un'altra emozione. È una prospettiva diversa. Sì, cioè, sì. Oggi questa esperienza è quella di vedere la MP non soltanto da terra, ma bensì dal mare, che in realtà è un'area marina protetta e quindi è come soggetto principale al mare. E allora adesso andiamo proprio nell'area marina protetta. Andiamo! Thank you.
Eccoci qua, possiamo tornare a casa, ahimè, perché stavamo tanto bene qua. Salutiamo la Torre di Cerrano. Noi speriamo di riaverti. Ma io ritornerò volentieri. Siamo rientrati da questo giro in barca e ancora con Ottavio e Roberto. Vorrei fare qualche domanda a Ottavio, visto che è un po' un tuttologo, si occupa un po' di tutto, no? E hai tra le tante passioni, oltre che la passione per il mare, anche la passione per la cucina, da quello che so. Sì, la passione per la cucina, anche perché poi ho visto che i turisti apprezzano molto questo tipo di informazione e di spiegazione legale il territorio. Dacci qualche, proprio qualche cenno di piatto tipico del territorio teramano marittimo. Dalle nostre parti sicuramente il brodetto di pesce, ma ci sono anche alcuni piatti di recupero del pesce cosiddetto povero, quel tipo di pesce che si prendono con le piccole reti da posta da parte della marineria locale, che danno degli spunti interessanti, quindi delle piccole fritturine, una tipologia, una sottospecie di acqua pazza fatta con un pesce che noi chiamiamo le sbarre, gli sbarroni, delle piccole mormore molto spinose, ma che danno un sapore incredibile se cotte con la cipolla molto soffritta, appena appena un po' di qualche pomodoro e un po' d'acqua. È una soddisfazione unica andarla a mangiare. Poi ci sono le piccole, tutti questi piccoli pesci di recupero e soprattutto anche i bivalvi, le lumachine di mare, che a Silvi in particolare le lumachine vengono chiamate le caracò, che si mangiano come antipasto, ma sgusciate, poi mangiate con la... noi li chiamiamo le patellucce, una sottospecie di taglia... fettuccine spesse col sugo del pomodoro, che sono favolose. Queste cose qua faranno parte anche di un piccolo progetto di recupero della piccola pesca, della marineria, da legare alla ristorazione, per fare un connubio perfetto di piccola pesca e valorizzazione dello stesso pescato attraverso la ristorazione. C'è un progetto che l'area marina protetta Torre del Cerrano sta portando avanti ed è proprio questo: valorizzare il pescato, valorizzare la figura della piccola marineria e naturalmente incentivare poi l'utilizzo di questi pesci presso i ristoranti. Quindi è una cosa favolosa che in futuro può dare anche ampio spazio a questo nuovo turismo, dove si fa informazione, buon cibo, storia, tante cose, perché il turista vuole questo adesso, vuole tanto assaggiare, il racconto, tantissime cose che noi riusciamo anche a dare. Infatti, come associazione Guide del Cerrano, noi facciamo questo: non diamo solamente un'informazione naturalistica, ma facciamo un discorso un po' più ampio, allargato non solo alla costa ma anche all'interno. Quindi noi ci permettiamo anche di suggerire dei percorsi che possono condurre poi il turista ad apprezzare anche la parte interna della regione. Quindi noi rappresentiamo un piccolo baluardo di informativo per quanto riguarda la valorizzazione del territorio abruzzese. Io vorrei farti un'ultima domanda. Sì. E con questa domanda cercherò un attimo di toccare il tuo io, la tua anima. Che cos'è per te il mare? Cosa significa? E che ha significato anche nella tua vita, perché vivi nel mare? Bella domanda. Per me il mare, vissuto come lo vivo io, è la pace, è la tranquillità. Io esco in barca, esco per attività di snorkeling, durante un'immersione. Sono io, il mio cuore, le mie sensazioni, le mie vibrazioni. Quindi portare le persone in acqua e fargli apprezzare quello che è il mio essere, per me è una grande gratificazione. Oltre a essere una grande passione, tu non fai questo...
come lavoro, ma lo fai principalmente come passione. Tutta un'altra vita. Lo faccio con il cuore. Che sta sulla terra sì, e poi ti trasferisci sì, qui sul sì. mare e vivi questa passione e cerchi comunque di trasmetterla alle persone, proprio come fanno tutte le persone, anche come a me, che hanno delle grandi passioni. Diciamo che quando portiamo persone a fare questo tipo di attività, quello che inizialmente è quello che gli riesci a trasmettere, perché in realtà ci andiamo, poi se non c'è visibilità comunque loro non riescono a vederli, perché ahimè non sempre abbiamo una visibilità sufficiente, però l'importante è quello che noi gli trasmettiamo, è quello che loro riescono a percepire e a vivere insieme a noi, quindi ci proviamo ad essere bravi comunicatori e a cercare di fargli comunque vivere un'esperienza che poi può avere, diciamo, un risvolto iper positivo, perché li vediamo e li abbiamo visti prima in barca quando siamo passati, e quando ahimè non c'è tutta questa visibilità, però loro portano a casa un'esperienza dove hanno vissuto con gli occhi miei quello che doveva essere la loro esperienza in quel momento. Quindi non diventa più solo una esperienza turistica tipica, cioè mare e mangiare e dormire, ma qua diventa proprio una vera e propria esperienza sensoriale, dove la persona, che in questo caso tu sei l'esperto, che la persona che comunque condivide tutta la sua vita con queste passioni riesce in qualche modo a trasmettere quelle sensazioni anche agli eventuali turisti, cosa importante proprio per il nuovo turismo, quello considerato, diciamo, biosostenibile, quello considerato, diciamo, a contatto diretto con la natura e non il semplice turismo commerciale. Prima hai detto bene, noi viviamo di altro, lo facciamo prettamente per passione, per valorizzare, per far conoscere il nostro territorio. Territorio bellissimo, l'Abruzzo in toto, come diceva prima Ottavio, noi cerchiamo di essere un hub, di creare rete con tutto il territorio, perché Pineto è importante, Torre di Cerrani, Reperti, però è importante tutto l'Abruzzo ed è importante farlo conoscere. E quindi noi faremo proprio questo, anzi lo stiamo facendo, penso, benissimo. Ok, è arrivato il momento di abbandonare questa imbarcazione, mi trasferisco, visto che ne abbiamo parlato, a Giulianova, dove voleremo uno dei miei falchi e vi farò osservare Giulianova dall'alto insieme ad Alagos. Nuovamente insieme a Raffaele, in compagnia di Raffaele, e sto percorrendo con lui un tratto della ciclovia, questa grande e lunga ciclovia che unisce varie regioni. Attualmente ci troviamo a Tortoreto. E Tortoreto, tra l'altro, viene considerata una delle spiagge anche più belle d'Abruzzo, se non sbaglio, anche per le sue caratteristiche spiagge bianche. Dimmi qualche cosa di caratteristico proprio di questo territorio che ti viene in mente. Questo territorio, come tutti i comuni del Teramano, Tortoreto è una spiaggia sabbiosa, acque basse, quindi molto adatta alle famiglie con bambini. E poi questa ciclovia unisce una serie di aree che hanno anche alcune caratteristiche naturalistiche, ecologiche, che sono importanti. Qui ci troviamo alla foce del Salinello fra Tortoreto e Giulianova, sul pontillegno ciclopedonale. Ed è un luogo dove troviamo aironi, troviamo gazzette, troviamo una avifauna interessante ed è piacevole passeggiare
su questa ciclovia in bicicletta, sia per fini sportivi che per semplice sbarco.